Siamo con il dottor Antonino Savarino, oggi qui all'Hotel della Valle, una o due giorni dedicata a un tema sicuramente di grande attualità e di grande importanza per la nostra salute. Si parla di focus sul carcinoma della mammella. Ecco, stiamo assistendo a un interessante dibattito su tematiche attuali con le varie componenti mediche della provincia, ma non solo. Sì, oggi è il terzo anno che organizziamo un convegno monotematico sui tumori della mammella. Ma questo è un anno particolare, il 2018, perché è un anno in cui la nostra azienda sanitaria provinciale ha istituito la Breast Unit, cioè quel modello organizzativo che consente di curare al meglio il tumore della mammella. È un anno in cui la nostra azienda sanitaria provinciale ha deliberato un percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale che serve sostanzialmente a prendere per mano le pazienti affette da tumore alla mammella e a gestirle grazie a un'equipe di specialisti di branche diverse, ma tutti con una particolare expertise nella gestione del tumore alla mammella, che fanno parte proprio di questa Breast Unit. Ed è un anno in cui noi, partendo da una situazione di migrazione sanitaria passiva per interventi chirurgici della mammella del 2016 veramente molto alta, è un anno in cui noi abbiamo triplicato gli interventi fatti nel 2017. Oggi siamo a circa 70 interventi per tumore alla mammella già fatti presso la nostra struttura di Breast Unit, che in questo momento insiste all'interno dell'ospedale di Canicattì e che io mi onoro di coordinare. Questo evento è un evento che vuole dare sostanzialmente non solo formazione. Abbiamo sviscerato i tumori alla mammella sia da un punto di vista della diagnosi, sia da un punto di vista dell'intervento chirurgico. Si parlerà di radioterapia, si parlerà di chemioterapia, si parlerà di ormonoterapia, si parlerà di terapie di supporto, ma abbiamo anche voluto informare la cittadinanza, i medici di medicina generale, i medici del territorio, i medici ospedalieri, di quelle che sono le potenzialità della nostra Breast Unit, di quello che oggi possiamo fare per le donne, perché noi oggi veramente possiamo gestire al meglio tutte le donne della nostra provincia, e sono circa 300 donne ogni anno che si ammalano di tumore della mammella, il più vicino possibile al proprio domicilio, cioè all'interno della provincia stessa, evitando una migrazione sanitaria che costa tanta fatica, disagio alle pazienti e alle loro famiglie in un periodo peraltro di grande fragilità legata proprio alla presenza della malattia. E questo lo possiamo fare grazie al fatto che oggi a Canicattì, con l'arrivo del professore Maiorana, abbiamo un chirurgo dedicato, specializzato proprio nella gestione del tumore alla mammella, e grazie a tutta un'equipe di contorno, che è l'equipe per l'appunto della Breast Unit, dove abbiamo le figure, come dicevo, professionali, il radioterapista, l'oncologo, il senologo, il radiologo dedicato, lo psicologo, l'anatomopatologo, che ci consentono di dare il meglio a questa donna. Un altro momento, oltre all'informazione, è stato in questo congresso quello di dare voce anche alle nostre pazienti, perché molto spesso la percezione del medico e la percezione della paziente in un momento difficile per l'appunto della sua vita, che è il momento della malattia oncologica della mammella, sono differenti. Abbiamo sentito ieri delle testimonianze di alcune pazienti che veramente sono state di grande aiuto per farci capire come dobbiamo approcciare in maniera olistica la paziente stessa. Non ci dobbiamo occupare solo della cura del fisico, ma anche della cura della mente, perché non ci può essere una mente sana in un fisico malato. E allora dobbiamo ricordarci che, per esempio, per una paziente perdere i capelli è una cosa estremamente importante, e dobbiamo dare la giusta importanza a questa cosa, e dobbiamo cercare di indirizzare anche la paziente in un percorso di make-up. Noi lo stiamo già facendo all'interno della nostra Breast Unit, che serve renderla bella anche in un momento difficile della sua vita, quando le cadranno i capelli, ma quando questi capelli riusciranno a ricrescere dopo la fine della terapia, e in questo momento il trucco, il make-up, la parrucca e quindi gli estetisti l'aiuteranno a superare questo momento. Infine abbiamo parlato nel convegno anche di tutte quelle terapie di supporto che servono sostanzialmente a ridurre ai minimi termini gli effetti collaterali della chemioterapia. La chemioterapia ha sempre fatto molta paura, ma oggi riusciamo veramente
paziente a fare chemioterapia quasi senza effetti collaterali, perché noi non facciamo solo la chemioterapia, facciamo anche le terapie che servono a evitare che le donne abbiano gli effetti collaterali. Quindi grazie a questo modello organizzativo che si chiama Breast Unit abbiamo fatto veramente grossi passi avanti nella gestione del cancro della mammella, e noi contiamo dall'altro lato di trasformare ancora quelle criticità che abbiamo, perché tutti abbiamo delle criticità, si è detto oggi nessuno è perfetto, solo Dio è perfetto, e noi non siamo Dio, quindi siamo imperfetti, ma vogliamo trasformare queste criticità in momenti di opportunità e di crescita per gestire sempre meglio le donne affette di cancro della mammella della nostra provincia. Dottore Butera, ecco, un interessante dibattito abbiamo visto poco fa su tematiche sicuramente di grande interesse. Oggi si è parlato di focus carcinoma della mammella, di Breast Unit, insomma parecchia carne al fuoco. Sì, noi stiamo cercando di organizzare questa Breast Unit, che per le donne di tutta la provincia di Agrigento sarà un riferimento importante per evitare di andare fuori per curarsi. Abbiamo tutte le possibilità all'interno di poter trattare un carcinoma della mammella, quindi dalla radioterapia all'oncologia, alla diagnostica, alla medicina nucleare. Quindi il problema è solo organizzativo, e credo che già siano stati fatti molti passi avanti per la organizzazione efficiente della Breast Unit. La situazione qual è nel nostro territorio, in particolare su Agrigento? Lei opera qui? Ma l'incidenza del tumore della mammella è sempre in aumento, ma questo è un problema di tipo generale. Però oggi le cure sono molto, molto più efficaci rispetto al passato, per cui una donna può guarire da un carcinoma mammario. Ovviamente lo screening e la prevenzione costituiscono cardine, perché questo permette la diagnosi di un tumore molto piccolo e quindi alte possibilità di guarigione. A che età è consigliabile fare prevenzione e come farla? Hanno oltre 50 anni, però ci sono situazioni un po' particolari, quali per esempio la presenza di neoplasie nello stesso nucleo familiare, che impongono un atteggiamento un po' più aggressivo dal punto di vista dello screening e dei controlli. Oggi abbiamo la possibilità di studiare i nuclei familiari anche dal punto di vista genetico per verificare la presenza o meno di alcune mutazioni che possono favorire il carcinoma della mammella, per cui magari in questi nuclei familiari, ecco, i controlli devono iniziare sicuramente un po' prima della classici 50 anni. Dottoressa Carmelo Amato, presente a questo interessante convegno, questi due giorni dedicata al cancro alla mammella, sostanzialmente si parla di Breast Unit, ecco, lei rappresenta l'associazione Europa Donna Sicilia, ecco, qual è il vostro compito nel territorio per chi magari non lo sa? Europa Donna Sicilia è una rete di associazioni che si trovano sul territorio siciliano che aderiscono ad Europa Donna Italia. In Italia ci sono 3 delegazioni regionali, Liguria, Umbria e Sicilia. Sono stati 3 delegazioni pilota proprio per sperimentare quella che è l'aggregazione nell'ambito del territorio dove si opera dal punto di vista del volontariato, appunto per le donne operate al seno, ma anche per quelle che non lo sono e che fanno prevenzione, che si avvicinano allo screening, tutte quelle condizioni che rendano omogeneo nel territorio italiano quello, diciamo, problematica che riguarda le differenze geografiche e le differenze di percorsi di diagnosi e cura. In Sicilia ci impegniamo moltissimo perché nascere in una regione non sia diversa rispetto ad un'altra, nell'ambito della stessa regione criticità intraregionali. Siamo qui ad Agrigento proprio per dar forza a uno strumento importantissimo, la Breast Unit, un'unità di senologia, come dire, complessa, nell'ambito della quale tanti specialisti si occupano di tutte le fasi, dalla prevenzione fino ai controlli postoperatori, al sostegno che le donne devono avere in tutto questo percorso, proprio perché curarsi all'interno di una Breast Unit consente statisticamente una sopravvivenza del 18% in più. Sono numeri che non possiamo sottovalutare, e da siciliani
Non possiamo pensare che nascere in una regione diversa possa creare delle disparità. Quindi equità di accesso, azione di lobby e di advocacy e soprattutto spingere le nostre istituzioni affinché si attivino a recepire ciò che a livello nazionale è già operativo. Siamo con Antonella Grassonelli e con una paziente che ha avuto modo di collaborare con il dottore Savarino. Ecco, un'esperienza la sua particolare, anche diciamo, che consigli dare a chi soffre di questo male? Beh, io purtroppo ho avuto questa brutta esperienza già nel 2013, quindi poi sono stata operata presso l'Università di Messina, insomma tutto è andato bene e malauguratamente dopo un quinquennio, quando pensavo di poter porre fine a questa odissea perché il percorso è abbastanza doloroso, mi viene diagnosticato un altro carcinoma e lì ho avuto l'occasione di conoscere il dottore Savarino, quindi il quale mi ha dato molta sicurezza. Da qui l'importanza anche diciamo, di poter essere assistita da persone che ti danno una certa sicurezza, perché io all'inizio devo dire, pur essendo un soggetto monitorato, un soggetto coinvolto dal punto di vista della malattia, non sapevo dell'esistenza di questa nuova struttura, il cui obiettivo, grazie a questo, ad un approccio multidisciplinare, permette di curare il tumore alla mammella senza la necessità di recarsi altrove, oltre lo Stretto. Quindi diciamo, invito tutti coloro i quali sono colpiti malauguratamente da questo male, che non è affatto un dono come molti ritengono, e di recarsi tranquillamente verso la struttura di Cani Catti, diciamo, del dottore Savarino, e quindi affidarsi alla struttura. Ecco. Anche da esperienza personale, anche perché è importante l'informazione per tutti coloro i quali sono nella provincia. Questo lavoro di equipe, diciamo, è importante. È un lavoro di equipe, certo, perché ti permette, attraverso i consigli, appunto l'approccio multidisciplinare dei tanti, di affrontare meglio la cosa, di non nascondersi, quindi soprattutto evitare di nascondere, perché la malattia, c'è questa mancanza di educazione ai sentimenti nella gente, questa tendenza a criptarsi, a nascondersi, non è il caso, perché non aiuta né a guarire né a migliorare. Ecco che è importante distribuire l'informazione alla cittadinanza, per il bene di tutti.